bentornati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. Siamo in quella che è la famosissima ciclabile della Val di Sole e oggi, dopo aver parlato di Val di Sole in chiave mondiale, Val di Sole in chiave downhill insieme a Torquato Tessa, Val di Sole in formato super downhill insieme a Troy Brosnan, invece andiamo a scoprire un po' il lato elettrico della Val di Sole. Abbiamo preso la bicicletta a Provescaiol Outdoor Center, uno dei due più grossi noleggi di biciclette qui in Val di Sole, insieme a quello ufficiale del bike park di Daulasa. E andiamo insieme alla nostra guida Giacomo a un po' scoprire una parte più ricreativa, più fun, più divertente. Giacomo sarà il mio cicerone oggi, ma adesso non posso farvelo vedere perché non ha la divisa corretta, quindi finché non si mette la maglietta giusta non posso farvelo vedere. Il nostro buon Giacomo ha messo la maglietta giusta e quindi vi posso presentare colui che ci porterà in giro oggi. Pronti per partire? Andiamo a farci il tour dei larici secolari e nel pomeriggio invece decideremo più tardi cosa fare, ma ce ne saranno di belle. Beh, a questo punto fai vedere la nuova maglietta di Val di Sole Bike Land, giustamente con l'iconico Black Snake. Sentiero 703 della Val di Sole, abbiamo appena abbandonato il tratto in asfalto, quindi la lunga salita molto pedalabile, però soprattutto con le bike, dobbiamo dire. Poi siamo saliti fino a Menas, questo paese che abbiamo appena passato. E quindi adesso diciamo diventa più mountain bike, abbiamo tutta questa bellissima strada dove andremo poi a prendere il tratto un po' più impegnativo di questo tracciato, che comunque non è un tracciato difficile, per andare un po' a scoprire quella che è la Val di Sole, anche perché da questa sorta di strada che è quasi come fosse un balcone, si ha, quando si apre il bosco, perché adesso è un po' chiuso, si ha una visuale bellissima su tutta la valle e soprattutto sul bike park della Val di Sole di Daulasa, che da qua si vede e si vedono quelle righe che segnano la montagna e soprattutto quella riga che stranamente anche da qua si vede nera, che è la Black Snake. Noi siamo nella migliore situazione del mondo, nel senso che Giacomo è un super local, quindi conosce a memoria i sentieri. In più, in tutta la Val di Sole c'è un'ottima cartellonistica con tutti, come vedete qua, i numeri del sentiero e anche il nome del sentiero. Ma giusto per essere sicuri di essere sulla strada giusta, andiamo a utilizzare quello che è Movie Bike App, che è sostanzialmente la applicazione specifica della Val di Sole. Con l'applicazione Movie Bike eravamo assolutamente certi di dove eravamo, della strada che dovevamo seguire, c'erano tutte le informazioni e quindi abbiamo preso il nostro bel sentiero per proseguire il tour dei larici. E qui è quello che vi dicevo prima: quando si apre il bosco c'è una visuale a, diciamo, 180 gradi sulla valle. Anche oggi, come al solito, come tutti i giri che facciamo un po' turistici per Pianeta Mountain Bike, ieri c'era un sole splendente e oggi nuvole basse. Non è male, perché comunque così tra i larici, tra gli alberi alti, c'è un po' un mood da British Columbia, quindi Giacomo guida da British Columbia, io guido da Cesano Maderno, ma comunque si può intuire che i panorami col bel tempo qua sono veramente eccezionali.
gran parte dei sentieri qui in Val di Sole sono tabellonati con tabelle come queste, ma soprattutto sono manutenuti, perché proprio da quest'anno in Val di Sole c'è una squadra di trail builder che si occupa di manutenere, di pulire tutti i sentieri, non solo quelli del bike park, ma anche quelli tutti segnati e quelli percorribili come percorsi mountain bike qui in valle. Tutti quelli che appunto si trovano dentro nell'applicazione Movie Bike Val di Sole. E qui è hard, hard. Si passa di qua. Meno male che ci abbiamo l'elettrica. E diciamo che questo è il tratto in cui bisogna stare un po' più all'occhio, perché non è proprio facilissimo. Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui il sentiero si chiama dei larici secolari. Questo contando che hanno costruito una passerella ben solida, deve essere caduto da un bel po' di anni, e giustamente piuttosto che tagliarlo si è preferito fare un bel passaggio come questo, che rende tutto un po' più pipato. Che rumore lascia. Quindi qua abbiamo finito la salita. Abbiamo visto tutti i larici secolari e ora inizia il pezzo in discesa, un po' più single trail, abbastanza largo. Una bella discesa tecnica. Finora il tour è stato alla portata di tutti coloro che sono un po' abituati ad andare in mountain bike, perché la prima parte di salita larga è molto semplice, molto tranquilla, adatta veramente a tutti, può essere anche una bella gita di famiglia, magari arrivando in cima e fermandosi a mangiare qualcosa. Questa seconda parte invece, essendo un po' esposta, bisogna avere un po' di confidenza con col mezzo, la bicicletta. Adesso Giacomo è un park rat, quindi vediamo un po' su questo terreno naturale quanta polvere mi farà mangiare. Let's go. Bello segnato. Un'altra cosa che ho notato che mi piace molto qua in Val di Sole è che è pieno di fontane. Non è così usuale trovare in mezzo al nulla, perché siamo veramente in mezzo al nulla, una fontana dove poter bere tranquillamente. E diciamo che oggi, con questo clima super umido, un po' di acqua fresca non fa per niente male. Bene, torniamo sulle nostre bici. Oh.
c'è stato del peperoncino, signori, un trail molto vario che permette di mettersi alla prova senza problemi, soprattutto abbastanza in sicurezza, perché comunque anche in questi pezzi dove è un po' più tecnico, un po' più difficile, il sentiero è abbastanza largo, non è passaggio obbligato, quindi comunque ti permette di anche andare un po' più piano e giocarti bene le tue linee. La Marathon della Val di Sole si ricorderà benissimo, e con la 100 mm, ancora di più con la Hardtail, si sentono nelle braccia per giorni e giorni dopo la fine della gara. Mi fai un solo andato, per piacere? Grazie mille, ciao, buona giornata. Arrivati in cima. Queste qua sono le Dolomiti di Brenta. Qua siamo a 2000 metri all'arrivo della telecabina d'Aulasa, da dove partono dei tour enduro, ma anche dei trail che scendono fino appunto ad Aulasa. Che è quelli che andiamo a fare adesso? No, noi andiamo a farci il tour del lago dei Caprioli, che è un tour abbastanza semplice, con poco dislivello positivo, essendo saliti appunto con l'impianto, ma poi c'è tutta la discesa che ritorna in valle, che è molto divertente. Ok, quindi dopo i larici secolari, i caprioli, rimaniamo in tema alpino. Qui ci dovrebbe essere un bellissimo panorama. Questo tour qua che stiamo facendo, il tour del lago dei Caprioli, può essere preso anche da Di Maro, salendo lungo tutta la Val Meledrio per arrivare fino all'arrivo dell'impianto della telecabina d'Aulasa, dove noi siamo arrivati oggi appunto con la cabinovia, e tutta la parte in discesa è molto semplice su strada forestale, tranne qualche passaggio un po' più tecnico di single trail, ma sono davvero pochi e anche evitabili, quindi è un tour un po' per tutti. Pausa pranzo a Rifugio Orti, qui sul trail dei Lago dei Caprioli. Lago dei Caprioli, ho già dimenticato. Sosta super consigliata perché cibo di altissimo livello, anzi vorrei fermarmi ancora un po' a mangiare, ma soprattutto a bere un liquore di cui non ricordo già il nome, ma chiedete il liquore che fanno qua perché è buonissimo. Forse non lo ricordo proprio perché ho bevuto troppo liquore. Allora, il buon Giacomo mi ha detto che questo è il pezzo un po' più tecnico di questo sentiero, niente di che, ma comunque dà un po' di gusto di mountain bike, diciamo. Quindi
questo, cioè per le bici. Alla fine della giornata siamo al Lago dei Caprioli, una giornata che è incominciata alle 10 di stamattina dall'alto versante della Val di Sole. Siamo passati di qua, abbiamo fatto dei sentieri facili ma allo stesso tempo divertenti. Ci siamo andati a esplorare qualcosa che non conoscevamo della Val di Sole. In sella a delle biciclette elettriche che per la tipologia di percorso che abbiamo fatto oggi forse sono quelle ottimali, nonostante tutti i percorsi fatti oggi, sia il sentiero dei larici secolari sia questo del Lago dei Caprioli, sono fattibilissimi con una muscolare. Quindi niente, dalla Val di Sole direi che è tutto. Come al solito ci siamo divertiti sempre e vi lascio con i tre saluti finali, ovvero iscrivervi al canale cliccando sul bottone rosso qui in basso, mettere un bel like al video e soprattutto gas aperto. Alla prossima. Qui siamo proprio da dove partono la maggior parte dei sentieri del bike park, se non tutti direi. No? Ho sbagliato tutto. Non è di qua? No.